Igna, tu devi fare la persona seria. Tu devi lavorare. Hai capito? Se no, che ti tengo a fare qua? Ho capito. What's up, YouTube? Sono Giuseppe Conte. E questo è Maker Saturn. Eccomi pronto per un nuovo video. Oggi un video molto semplice. Una dima per spinatura. Ho voluto realizzare questo progetto perché sotto al video dei fuori a tasca alcuni me l'avevano richiesta, più due messaggi in privato, e ho detto va, un progetto molto semplice da realizzare. E quindi eccolo. Ho utilizzato come sempre scarti di lavorazione, un blocchetto di acero e del plexiglass, del vetro sintetico. Ma prima di andare avanti con la realizzazione, voglio dirti che tu che stai guardando il video proprio adesso, oggi venerdì, io mi trovo a Milano al Mano Makers Day insieme a più di 10 YouTuber. Poi prossimamente vedrai il video. Andiamo avanti con la realizzazione. Questi sono i materiali che ci serviranno per creare la dima. Come sempre utilizziamo degli scarti che non guastano mai. Utilizzo come l'altra volta per la dima per i fori a tasca, un blocchetto di acero, perché si deve, quando si fanno queste dime, quindi verranno usate, vanno sempre utilizzati dei legni duri. Questo qua, tantissimi di voi mi avevate chiesto la misura di questo dei fori a tasca, è 3 cm di spessore, 5,5 x 8. E qui ci sono due fori passanti. Invece questo qua lo voglio fare un poco più piccolo e farò sempre 3 cm di spessore, 5x7. E poi ritaglieremo un po' di plexiglass. Questo è un vetro sintetico d'abrigo, molto economico. Allora facciamo così, per ora andiamo al bancosega e andiamo a squadrare il blocchetto. In questo caso pure mi dimenticavo, qua ho deciso di utilizzare una puntata 10 per utilizzare le spine da 10. Voi però ne potrete fare anche 2-3 modelli in base allo spessore delle spine. Diciamo, io quella da 10 è la più utilizzata. E allora prendo una puntata 10. E ora il momento clou. Per far andare perfettamente la punta, l'ho anche punzonata. Ora partiamo e cerchiamo di fare il foro più preciso possibile. È sempre bene lasciare sempre scaricare il trucciolo, quindi passate sopra e sotto, così la punta non si surriscalda e vedrete che vi durerà molto di più, anche perché soprattutto per i legni duri. Scende la pioggia, ma che fa? Il blocchetto è fatto, la suonata ce l'abbiamo fatta lo stesso. Adesso andiamo a tagliare il plexiglass. Praticamente questo è da 4-5 mm, credo da 4. Lo taglio 5 cm di larghezza come il blocchetto e il doppio della lunghezza, quindi 7-7. E quindi andiamo a tagliare. Adesso mi serve il centro. Praticamente l'avrei dovuto prendere quando c'era ancora la X. Voi fatelo prima. Questi sono i due segni che abbiamo fatto prima. Adesso voglio tracciare un graffio giusto per centrare il plexiglass. E lo voglio fare con il tagliacarta, però mi servirà
il righello come guida. Allora faccio così, metto del nastro biadesivo. È sempre buono avere un po' di biadesivo sempre con voi. Ok, e che il signore ce la mandi buono. Ok, si vede dal riflesso? Sì. Adesso che vado ad incollare, mi devo assicurare che le due linee combaciano perfettamente. Le due linee combaciano perfettamente. Ok, puliamo gli eccessi e sono pronto per fare alcuni test. E ora siamo pronti per la prova del 9. Come sempre non mi resta che salutarti, spero che il video ti sia piaciuto e quindi un bel mi piace, nei commenti mi metti qualche domanda da pormi e come sempre per i nuovi iscritti iscrivetevi, grazie per la visione, ciao!